Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Rosso Fuoco! Nello scorso episodio abbiamo cominciato la nostra avventura ottenendo il nostro starter, Charmander. E in questo episodio faremo parecchie cose. In primis, ho poche Pokéball, fatemene prendere minimo altre 5. Qualche pozione extra non fa mai male, meglio prenderne 4. E tanto perché posso... anche 3 antidoti dovrebbero bastare. In ogni caso, in fra episodi ho allenato i miei Pokémon. Oddio, non li ho allenati così tanto. Adesso Focalor è di livello 8, giusto? Mentre Mankey è di livello 7. Ora, perché ho allenato Mankey fino a livello 7? C'è una sfida opzionale, mi raccomando, che si può fare adesso e che farò adesso, da underlevelato aggiungerei, che mi spaventa un po'. Ok? Mankey è solamente come... come che si chiama? Riserva della serie. Dovesse servirmi, lo userò. Anche se probabilmente lo manderò lo stesso in campo perché posso. Allora, qua non c'è nessuno strumento. Ok. Ah, un piccolo consiglio se avete anche voi un Mankey in squadra. Il mio non si sa se resterà per sempre o no. State attenti perché a livello 2 ha una difesa... patetica, ok? I PJ di livello 3 lo sconfiggono in un colpo e mezzo. Occhio. Quindi, andiamo. Ehi, Tonks, stai andando alla Lega Pokémon? Figuriamoci. Scommetto che non hai neanche una medaglia. Se non hai tutte le medaglie, la guardia non ti farà mai passare. A proposito, sono più forti i tuoi Pokémon ora? Ed ecco qui la sfida opzionale contro Gary, rivale, che manda in campo PJ. Allora, ha due Pokémon di livello 9, ovviamente PJ e il suo starter. Nonostante ciò, ho notato molto spesso che PJ non usa Raffica, così come lo starter non usa la sua mossa del suo tipo. Cosa molto bizzarra in realtà. Colpisci con braciere, bravissimo Charmander. Azione mi fa un po' male. Parecchio. Non so bene il perché. Non farmi brutto colpo. Focalor. Ok, perfetto. Va tutto bene. Ah, l'ho fatto io il brutto colpo. Quindi guardate un po'. Penso di mandare adesso in campo il mio PJ. Tanto per curare Focalor. Perché nonostante io abbia decantato Mankey come... Mankey. Come un attaccante fisico molto forte. Non fa praticamente nulla, anche contro i selvatici, non ho fatto nulla, ci ho messo i secoli ad allenare quel coso. Comunque, dato che posso, pozione, vai subito su Focalor. Adesso, vediamo se in effetti Squirtle comincia ad usare bolla oppure no. Ce l'ha, so per certo che a quel livello gli Squirtle posseggono bolla, però non la usano, o pistola acqua, insomma una mossa di tipo acqua. Mandiamo in campo Mankey, tanto per controllare. Dai Mankey, e vai con colpo basso. Siamo più veloci, ma non gli faccio assolutamente nulla. Ah, bravissimo Spectre. Allora, fulmi sguardo, perché almeno posso abbassargli un po' le difese e provare a usare magari graffio dopo. Azione. Beh, non ha così brutte difese, ok? Ma solamente perché Squirtle non sta usando bolla. Ripeto, non so neanche io il perché. Tanto perché, sarebbe troppo difficile per gli allenatori in erba affrontare uno Squirtle che usa una mossa del suo stesso tipo, quindi mandando KO il Pokémon starter vostro, non ne ho la più pallida idea. Però a quanto pare potevo anche non usare Mankey, soprattutto se, ehi, Squirtle non attacca con la sua mossa più forte. Comunque mi conviene adesso sicuramente Graffio. Alla faccia se mi conviene Graffio. E addio Squirtle. 126 e salgo anche al 10, non si butta mai. Wow, belle statistiche per un Charmander di livello 10 però, eh. Sconfitto Gary. Ah, solo un colpo di fortuna. Si dice che gli allenatori della Lega Pokémon siano fortissimi. Alla faccia se lo sono. Devo escogitare un modo per batterli. E tu? Cosa aspetti a collezionare tutte le medaglie? Altrimenti la Lega Pokémon te la puoi scordare. Vorrei farti notare che anche tu non hai neanche mezza medaglia. Anche se in effetti ne può prendere una senza nessun problema perché Brock non è troppo complesso se avete Squirtle, ma
quella è un'altra storia, ok? Ora, ovviamente non andremo nella Lega Pokémon perché non possiamo fare nulla qui noi, non abbiamo neanche una medaglia. Però ricordavo ci fossero strumenti nascosti qui. Potrei sbagliarmi, ok? Anzi, sicuramente mi sbaglio. Comunque, nel frattempo che andiamo avanti, volevo dirvi che sì, ho visto l'annuncio, tra virgolette, e let's go! Già, mai avrei pensato, che poi sicuramente verrà cambiato il nome per la versione europea e americana, tanto per dire, anche se mi farebbe davvero tanto piacere il nome Let's Go, perché Let's Go è il saluto che faccio io, ovviamente non l'ho inventato io per carità, ma lo sto usando, e vedere un gioco Pokémon con il nome, o almeno il progetto con il nome Let's Go, poi Pikachu e Eevee è un'altra storia, è molto divertente, molto divertente. Comunque, lasciamo perdere e andiamo verso la prossima città. Però prima, Bosco Smeraldo. Già, per questo ho preso gli antidoti. Ora, consigli utili, molto utili. Cattura i Pokémon e amplia la tua collezione. Più ne hai, più sarà facile combattere. Non è vero perché se ne possono avere un massimo di 6 in squadra, ma non importa. Ora, tanto per sapere quanti ne ho, perché ne devo avere tipo 30 per la terza palestra, se ho fatto bene i calcoli. Comunque non importa. Ecco qui il varco supremo che ci porta al primo dungeon del gioco. Ma prima, Rattata è piccolo, ma il suo morso è terribile. Ne hai già preso uno? Ne ho uno, ma il suo morso non è così terribile, ciccia. E pensi di andare al Bosco Smeraldo? Sì, prudente. È un autentico labirinto. Ma neanche tanto. Bosco Smeraldo. Sono qui con alcuni amici. Stiamo catturando Pokémon di tipo coleottero per lottare. Eccoli qua, i carissimi pigliamosche. Allora, cominciamo subito con il dire che Pokémon ci sono qui. Adesso abbiamo già parlato in realtà di Caterpie ed evoluzioni. Mi sembra un po' inutile riparlarne, però tanto per. Metapod ha solamente rafforzatore. Perché dovreste catturare un Metapod quando dovreste catturare un Caterpie per poi farlo evolvere nel caso? Non lotterò contro i selvatici, già sono abbastanza forte. Idem per Kakuna. Perché catturare un Kakuna quando Weedle è molto più pratico? Veleno spena. Comunque, c'è una piccola possibilità invece di trovare in questo bosco un Pokémon. Pikachu, ovviamente. Pikachu, 5% di possibilità, se non ricordo male, estremamente buono. Il tipo elettro non è molto utile per adesso, perché affronteremo a breve una palestra di tipo roccia e anche in parte terra, quindi sì. Però è molto veloce, molto buono, attacco speciale, molto alto. Se avete ancora più fortuna, ma è una cosa tipo una volta ogni morte di papa, si dice, no? Ok, trovare un Pikachu con l'elettropalla. Si può trovare in questa gen? Mi sembra di sì. Sarebbe davvero una cosa molto buona. Però non è fattibile, ok? Fatelo evolvere, non fate come Ash. È buono, ma fatelo evolvere. Allora, detto ciò, abbiamo già esaurito gli argomenti del video, yeah! Ah, vediamo un po', tu cosa hai da dirmi? Io dovrei teoricamente catturare qualche Pokémon, non importa se Kakuna, se Caterpie o altro. Vi ho già detto che voglio catturare, se non tutti, la maggior parte dei Pokémon che posso. Rafforzatore! Va bene, nel frattempo, curiosità su Kakuna. In prima gen aveva le braccia, poi gliele hanno tolte. Perché sembrava strano. In effetti lo era, ma comunque, Graffio! Giusto, altra cosa. Se volete allenare i vostri Pokémon, mi raccomando, fatelo o con gli allenatori, cosa molto consigliata anche da me e da tutti, o con Kakuna e Metapod, perché danno così tanta esperienza che seriamente non vi servirebbe altro. Pokéball! Kaching! Perfetto, Kakuna catturato. Non che mi interessi per ogni squadra, per carità, ma c'è. Nessun soprannome? Per adesso. Poi magari, ehi, chi lo sa, potrei anche dare soprannomi a tutti i Pokémon che catturo, ma chi lo sa. Allora, vediamo un po', tu cosa hai da dirmi? Accidenti, non ho più Pokéball per prendere Pokémon. Dovresti averne sempre alcune di scorta, per questo ne ho presi un bel po'. Allora, cominciamo con i pigliamosche. Ehi, anche tu hai dei Pokémon. Dai, lottiamo. Ammetto che in realtà
volevo tagliare barra velocizzare le lotte inutili, come alla fine questa e tutte le lotte del Bosco Smeraldo, però ho deciso di scegliere un approccio diverso, insomma, ok? Faremo tutte quante le lotte e affronterò ovviamente tutti gli allenatori di tutti quanti i percorsi, però nei percorsi di solo allenatori penso di fare qualcosa di diverso. Non so se, non lo so, rispondere alle domande che mi fate velocizzando un po' tutto, oppure no, oppure fare altre cose, non lo so, bisogna vedere, tanto comunque quei percorsi sono abbastanza lontani e quindi non pensiamoci. No, Caterpie non può perdere! Può benissimo perdere, Ciccio, e anche tanto. Allora, strumenti. C'è qualche strumento buono da qualche parte qui? In realtà no, non dovrebbero esserci strumenti utili qua, se non appunto antidoti se incontrate degli Weedle. Se avete Venusaur... Venusaur, grazie. In questo punto del gioco, se avete un Bulbasaur, state particolarmente attenti ai PJ, l'ho già detto prima, ma state comunque freschi, perché non potete essere avvelenati diversamente da me e da Squirtle, che possono benissimo esserlo, quindi occhio. Anche se in effetti avere un Charmander qui vuol dire vincere facile, davvero. Posci, posci, papapà. Braciere, ancora, vai, brucia di passione. E addio, Weedle. Stavo pensando in realtà a come organizzarmi per alcune cose di questo gioco, però non sembra... Non è argomento del video, ok? E sono cose che comunque vedremo più avanti. Sono cose che riguardano futuri membri del team. E parlando di futuri membri del team, ho visto il sondaggio, o meglio, ho visto i risultati del sondaggio. Mi avete praticamente detto di sì, al 94% se ricordo bene. Quindi sì, prenderò quel Pokémon che viene da Verde Foglia. Però non adesso, ok? È molto lontano quel Pokémon. Fine. Ora, qualcosa qua c'è, ok? So che c'è qualcosa qua. So che c'è qualcosa qua. Caterpie! Ah, curiosità numero 2. Caterpie è più comune, se non sbaglio, in Verde Foglia, mentre Rosso Fuoco ha Weedle più comune. Qua si va avanti? O c'è... No, qua c'è un allenatore. Perfetto! Sono piccolino, ma ti consiglio di non sottovalutarmi, perché ho Pokémon di tipo Coleottero, mentre tu hai un Charmander, e quindi sei più debole di me. Anthony! Sto sfidando me stesso alla fine. Mi sono anche morso la lingua, che dolore, non immaginate. Braciere! Addio, Caterpie. Comunque, penso dalla seconda palestra in poi di cambiare alcune cose nelle opzioni di questo gioco. Penso di mettere la scelta... fissa, in modo che io non abbia sempre Tonks, vuoi cambiare Pokémon? Anche perché è un po' brutto a questo punto, arrivati con l'aver completato tutti quanti i giochi Pokémon principali, come Let's Play intendo, fare così, cioè usare la scelta scegli e non fissa. Da più sfide, insomma, no? Però non adesso, ok? Allora, quindi qua si va avanti, siamo già arrivati alla fine. Wow! Credo allora di aver mancato uno strumento o due. Devo tornare indietro per prendere quegli strumenti? Assolutamente no, nessuno mi obbliga a farlo, ma io non voglio farlo soprattutto. Weedle, Focalore! E qualcuno ci ha azzeccato, qualcuno ha indovinato il riferimento di Focalore. Allora, stavolta mi conviene affrontare tutti qua. Lo sapete che i Pokémon si evolvono? Sì, lo so. E scommetto che tu hai un Metapod, perché dobbiamo ancora vederne uno, vero? Wow, non l'avrei mai immaginato! Comunque, sì, mi conviene adesso allenarmi, più che altro perché ho paura. Ho tanta paura. Focalore non può affrontare da solo così come la prima palestra, quindi devo per forza farlo salire minimo al... che era 16, mi sembra? Comunque, è il turno di Caterpillar, che... ci dà poca esperienza ed è particolarmente inutile. Allora, dovrei usare Graffio ogni tanto, tanto per dare una microscopica chance a Caterpie. O a Weedle. Beh, contro Weedle no. Non voglio dargli la soddisfazione di avvelenarmi, soprattutto. No, perfetto, ok. Chiedo venia. Pensavo imparasse Ferrartigli solamente durante l'evoluzione. Non lo fa, perfetto. Allora, in questa gen
Focalore, Charmander, impara a ferrare artigli. Monster di tipo acciaio che casualmente è super efficace sul tipo roccia. Ci serve? Oh sì! Oh sì se ci serve, alla faccia se ci serve. Quindi possiamo andare avanti senza troppi problemi. Allora, userò ferrartigli fuori da quella palestra? Meh, forse no, molto probabilmente no. Però comunque, tanto per mostrarvi com'è fatta e come funziona, perché non farlo? Vai Focalore, usa ferrartigli e mostra a tutti la tua potenza dell'acciaio. Che c'entra poco con il fuoco, ma non importa. Allora, c'è una piccola possibilità che ferrartigli possa aumentare il vostro attacco fisico. Ed è per quello che è una mossa decente, però non è meglio di altre mosse che può imparare Focalore. Quindi, ecco qui una pozione. È bellissimo il fatto che ho comprato 3 antidoti e abbastanza pozioni e non le devo usare, perché non servono. E un altro Kakuna, quindi sì, avevo ragione. Kakuna è molto più comune in rosso fuoco che in verde foglia. In realtà vorrei trovare, anche solo per sfizio, un certo Pokémon nel Bosco Smeraldo. Pikachu, ve l'ho già detto prima, è abbastanza raruccio. Tanto per averlo e tanto perché potrebbe essermi utile anche solo per paralizzare i Pokémon avversari. Quindi, andiamo con Bracere. Ve l'ho già detto, non voglio affrontare Weedle perché Veleno Spina dà fastidio. È una vera e propria spina nel fianco. Ah, sono così fane. Mi arrendo, sì, bravo, hai fatto benissimo. E quindi, devo davvero cercare Pikachu adesso? No, non devo. Però lo farò per 5 minuti. Faccio un piccolo taglietto. Se lo trovo bene, se non lo trovo, bene lo stesso. Oh, wow! Wow! Seriamente, 2 incontri lo trovo? Comunque, ma andiamo in campo a Mankey, perché... Focalore lo manda KO? Pikachu, adesso sono molto curioso di sapere come è, che natura possiede più che altro. Allora, intanto andiamo di colpo basso, perché statico comunque mi fa... tanto. Allora, attenzione, colpo basso! Quanto faccio? Neanche troppo, ancora colpo basso! Abbiamo inoltre la stessa velocità? Oh, grazie mille, caro. Dovrei provare in realtà a catturarlo, eh. Non voglio rischiare un brutto colpo, quindi vai! Monster Ball! Ah, per un pelo. Allora, tuono shock! Se usa un altro ruggito, potrei usare graffio. Però, vabbè, pazienza. Pokéball ancora, dai! Sto tenendo premuto giù e A. E ovviamente non funziona. Sembrava preso, e invece no! Pikachu è il Pokémon con cui avrete più difficoltà per una cattura a inizio gioco. Devo davvero usare graffio? Ok, vai. Ti scongiuro però. Attacco meno 3. Non fare brutto colpo, Mankey. Mi arrabbio così tanto se fai brutto colpo. Ok. Abbiamo solamente 4 Pokéball. E ripeto, è per sfizio. Quindi proviamoci, dai. 1, 2, 3. Pikachu, per favore, fatti catturare, puoi essere abbastanza utile, fatti catturare, ho 3 Pokéball e non ho paura di usarle, vai! 1, 2, 3, Kaching, finalmente, preso, Pikachu è stato catturato! I dati di Pikachu inseriti nel Pokédex, ovviamente! Pikachu, il Pokémon topo! Lo è? Sì, lo è! Si è spaventato, perde scariche elettriche dalle 2 sacche che ha sulle guance. Soprannome? Perché no? Allora, perché non dargli il soprannome che gli ho dato in giallo, quindi... Sparky. Ok, PC di... Ok, andremo a vedere adesso, ovviamente. Grazie mille, gioco. Un altro Pikachu? No, un Weedle. Vedremo ovviamente adesso che natura possiede. Arriveremo a Plumbeopoli o Pumbeopoli. Oh mio Dio, non mi ricordo mai il nome di quella città. Arrivederci nel Bosco Smeraldo, prossima città, Plumbeopoli. Perfetto, quindi Pill. Adesso, voi non dite niente di utile, se non ricordo male, quindi possiamo ignorare tutto quanto. Ehi, Erba, nuovi Pokémon? Assolutamente no! È lo stesso percorso di prima. Ed eccoci qui, nella seconda città, Plumbeopoli. C'è una Pokéball da qualche parte, nascosta? Il problema è che non ricordo dove sia, probabilmente è qui da qualche parte? Non ricordo dove,
Il punto è che ora come ora non possiamo ancora vedere, tra virgolette, strumenti invisibili, quindi pazienza. Allora, video corto, video lungo, non ne ho idea, so solamente che qui c'è un Jigglypuff. Grazie mille, caro. E adesso, tanto per controllare, Pikachu, vediamo un po'. PC di punto interrogativo, sposta Pokémon. E dunque, Sparky, come sei fatto? Natura? Ardita, quindi neutra. Decente, ok? Non è così brutta, ma neanche così bella. Ora, spostiamo e togliamo PJ. Tanto perché posso. Ok, quindi, nella prossima parte di Pokémon... Stavo per dire Super Mario. Di Pokémon... Pokémon Galaxy, di Pokémon Rosso Fuoco, esploreremo Plumbeopoli, sconfiggeremo la palestra e faremo altre cose. See you next time, baby! Ok, Google.